parliamo di un argomento importante che sicuramente interesserà molti di noi. Si tratta infatti di una figura giuridica di cui forse non tutti conoscono l'esistenza ma anche le competenze. Infatti quest'oggi vi parleremo del difensore civico, di questa importantissima figura, e vi diciamo che a ricoprire tale ruolo nella nostra regione è Francesco D'Ippolito, che è qui accomodato già al nostro salotto di Mattina 9. Gli diamo il buongiorno e il bentrovato. Buongiorno, a Mattina, grazie. 9. Salve, dunque parliamo di questa figura, difensore civico, una figura giuridica. Non so se tutti conoscono il ruolo di tale figura, ma soprattutto quali le competenze che la stessa riveste. Chi è il difensore civico? Buongiorno. Buongiorno, grazie di questo invito, soprattutto, e grazie perché posso spiegare qui in televisione una figura, appunto, come lei diceva, che trovo di altissima utilità e di grande importanza per la cittadinanza della regione Campania. Il difensore civico è un organismo di garanzia, un organismo super partes, che in qualche modo si pone a metà tra gli interessi del cittadino e gli interessi della pubblica amministrazione, svolgendo quello che è un ruolo certamente di garanzia ma anche di intercessione tra l'eccessiva rigidità dell'amministrazione e l'eventuale abuso, mancanza, diciamo, di riconoscimento di diritti nei confronti del cittadino. È una funzione che nasce in Europa, soprattutto in Svezia, inizio Novecento. È una funzione che trae origine da quella che è la difesa dei diritti, naturalmente, in paesi in cui naturalmente i diritti soggettivi sono ritenuti di primaria importanza. E si pone a metà strada tra gli interessi, dicevamo, della pubblica amministrazione, ma soprattutto per accompagnare il cittadino in un percorso virtuoso, non sempre agevole, come sappiamo bene, all'interno dell'amministrazione pubblica. Avvocato, le posso chiedere di farci un esempio di questa, sì, di una dinamica di questo tipo, e cioè l'intercessione attraverso questa nuova figura professionale tra, abbiamo detto, il cittadino e la pubblica amministrazione. C'è un esempio, magari, che le è capitato di recente, che ci vuole raccontare? Ma tenga presente che la materia è vastissima, gli esempi sono centinaia. Nel piccolo spazio di tempo in cui ho cominciato a ricoprire questa carica abbiamo avuto già circa 300 ricorsi, una funzione, appunto, che non è ancora ben conosciuta e che peraltro è totalmente gratuita e non proceduralizzata. Quindi, cioè, c'è una causa in atto, c'è l'avvocato. Allora, il difensore civico non può agire quando c'è un giudizio già instaurato presso un tribunale, quindi di carattere amministrativo o civile, ma può agire in tutti gli altri casi in cui il cittadino, prima, per evitare, diciamo, un giudizio, quindi evitando spese, si rivolge al difensore civico, il quale interviene presso la pubblica amministrazione che ha posto in essere l'atto, valutandone la conformità al dettato normativo, valutando se ci sia stato abusi, valutando i casi, diciamo, di lentezza. Quindi è un po' una consulenza e un preandare poi. Sì, è una forma stragiudiziale, diciamo, di risoluzione delle controversie, cosa che oggi in Europa è molto diffusa, peraltro. Intanto qui abbiamo proprio, diciamo, un piccolo modello che può dare l'idea della figura del difensore civico. C'è anche un numero telefonico che adesso io fra poco vi leggo. Capire quali sono le competenze, che cosa può fare il difensore civico, ma anche cosa non può fare, nel senso, qual è che non, cosa non appartiene alla sua competenza. Intanto del numero 081 778 3800, c'è ancora un centralino 081 778 3111. Capiamo quindi che cosa invece non può risolvere il difensore civico. Certo, come dicevo prima, qualsiasi cittadino della regione Campania si può rivolgere al difensore civico per ottenere la tutela dei propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione, degli enti pubblici territoriali, anche quelli gestionari dei servizi pubblici come l'INAIL, come i servizi idrici e via dicendo. Il difensore civico non può intervenire laddove c'è un ricorso in atto, questo principalmente è il limite che ha. Non può intervenire, diciamo, per sanzionare, diciamo, rapporti tra privati. Può mediare in qualche modo. Può mediare assolutamente tra il pubblico e il privato. Ha poi funzioni di garanzia importante per la tutela e per il controllo degli enti pubblici, 550 comuni della regione Campania, che sono sottoposti al controllo della difesa, diciamo, del difensore civico. Ma senta, in che modo... c'è tutto questo, questa richiesta che il cittadino, per avere lei, no, come figura, come mediatore,
l'assessore deve essere a monte di tutti i procedimenti che, come diceva lei, sono già in atto. Certo, certo, assolutamente sì. Un normalissimo ricorso che viene fatto al difensore civico, il quale istruirà la pratica e poi valuterà le richieste del cittadino e interverrà presso le pubbliche amministrazioni sanzionandone eventualmente l'operato o facendo ottenere al cittadino l'atto amministrativo che ritiene gli sia stato, che sia mancante. C'è un'altra funzione poi di cui vorrei parlarvi perché ci tengo molto, perché il difensore civico a brevissimo, la legge è già stata approvata, sarà anche garante del diritto alla salute e capite bene che questa funzione, soprattutto nella regione Campania, regione commissariata sotto il profilo della sanità, è una funzione di rilevantissima importanza. Chiunque si sia trovato, diciamo, in un'ipotesi di violazione del proprio diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito, può far ricorso al difensore civico, ancora una volta totalmente gratuitamente, senza nessun un vincolo procedurale, per chiedere l'intervento del difensore a tutela appunto di una violazione dei diritti alla salute. Beh, questo è molto interessante. Grazie. Perché ovviamente il diritto alla salute è uno la dei condizio, esatto. E poi c'è la tutela, diciamo, di genere. E poi ce ne sono di casi, insomma, che veramente si sono sprecano. Casi giganteschi, in questi pochi mesi sono arrivati già i primi casi che riguardano, non parlo di casi specifici per ragioni anche di privacy, ma riguardano, diciamo, profondi disservizi, soprattutto all'interno della sanità campana, che per l'amor del cielo è una istituzione piuttosto complessa da gestire, di questo me ne rendo conto, ma molto spesso il cittadino si trova veramente in condizioni disastrose. In che modo mettersi in contatto con il difensore civico? Allora, il difensore civico è un organismo della regione Campania, ha sede presso il Consiglio regionale della Campania, all'isola F8, riceve al pubblico il mercoledì, previo appuntamento naturalmente, o attraverso mail, PEC, tutte cose che trovate sul sito del difensore civico regionale. Che e anche i numeri di telefono che abbiamo appena menzionato. E a titolo completamente gratuito? Assolutamente, assolutamente a titolo gratuito e senza vincoli procedurali. Allora, abbiamo detto che è una figura che in realtà nasce all'inizio del Novecento, però perché pochi cittadini, inclusa anche me, non conoscevano la figura del difensore civico? Come mai? Ma questo è un problema, diciamo, legato proprio alla diffusione dell'informazione e via dicendo. Ed è anche vero il fatto che spesso il difensore civico non è stato istituito presso molti organismi. La regione Campania ha avuto vicende tribolate, diciamo, per l'istituzione del difensore civico che solo da poco è stato eletto. La provincia di Napoli, che pure dovrebbe avere un difensore civico, la città metropolitana, ritarda, diciamo, in questa nomina, tanto è vero che nei giorni scorsi mi sono trovato a sollecitare il sindaco De Magistris affinché proceda anche alla nomina del difensore civico provinciale. Qual è stata la risposta? Non c'è stata ancora una risposta, siamo in attesa di averne una, anche perché il difensore civico regionale ha un potere commissariale, quindi può commissariare gli enti locali inadempienti per gli atti che ritardano. Quale sarebbe la funzionalità della presenza di un difensore civico provinciale? Perché è importante? Beh, innanzitutto è importante, diciamo, perché sgraverebbe il regionale da una serie di atti che potrebbero essere gestiti in sede provinciale e poi soprattutto per gli accessi agli atti. Voi sapete bene, e lo dico anche a voi giornalisti perché questo per voi è un nuovo strumento di lavoro naturalmente, che il difensore civico è anche competente per l'accesso agli atti. Qualora un'amministrazione pubblica non voglia concedere un atto che il cittadino richiede, il difensore civico può all'amministrazione di concedere. Beh, questo è importante. Ma c'è un'altra competenza fondamentale che è recentissima, quella del FOIA, cioè del Freedom of Information Act, cioè chiunque può chiedere qualunque atto in possesso dell'amministrazione pubblica. È uno strumento che io trovo utilissimo non solamente per i cittadini, ma anche per i giornalisti. L'esempio della famosa indagine di qualche giorno fa di Fanpage è un esempio che è altrettanto, sia pure di ottimo livello, può anche essere realizzato da qualunque giornalista accedendo tranquillamente a tutti gli atti amministrativi in possesso delle pubbliche amministrazioni. Senta, riguardo lo snellimento dei processi ha una... Questo è molto importante perché la funzione, diciamo, deflattiva del sistema giudiziario è enorme, sia perché se conosciamo prima gli eventi, cioè, ovviamente evitiamo prima di andare il ricorso al difensore civico, cioè, ovviamente è preventivo, è senza costi e può risolvere un problema evitando il ricorso giudiziario che invece è lungo e molto costoso. Beh, una figura molto importante, io vorrei dare magari anche la mail, se lei è d'accordo. Sì, certo. Per chi magari in questo momento fosse davvero interessato a rivolgersi alla figura del difensore civico. La mail, che tra l'altro è tutto sul nostro sito, è difensore.civico@consiglio.regione.campania.it. Comunque sul sito voi troverete tutte le informazioni necessarie per poter accedere, diciamo, ai servizi del difensore civico, compresa la carta dei servizi e compresa tutte, diciamo, le possibili informazioni. Tutti i cittadini possono beneficiare? Assolutamente sì, tutti quelli della regione Campania, anche non residenti, anche se hanno problemi con gli enti pubblici, anche con i gestori di servizi pubblici, con i gestori territoriali naturalmente, anche di organismi centrali.
sociali. Grazie allora a Francesco D'Ippolito, l'avvocato e difensore civico, che è stato così esaustivo questa mattina, perché puntuale, preciso, insomma, abbiamo adesso una conoscenza certamente più approfondita di questa nuova figura professionale che riguarda un po' tutti noi. È importante per i nostri telespettatori, ma soprattutto per i nostri cittadini. Intanto Facebook e ancora redazione mattianoi@gmail.com per avere ulteriori informazioni sulla mail oppure sul numero di telefono. Grazie. Punto Zero Sposa, grazie.